Patrick Zaki, a che tempo che fa? In collegamento c'è stato proprio lui dall'Egitto, il famoso studente egiziano scarcerato dopo ben 22 mesi di detenzione, ha accettato l'invito da parte di Fabio Fazio e avrebbe detto: sto bene in questo momento, devo ringraziare tutti quanti, mi sembra di essere in un sogno, sono molto onorato di essere qui oggi grazie a quello che il vostro programma TV e voi avete fatto tutti per me. Ha raccontato cosa si prova dopo essere stato scarcerato. Quando mi hanno tolto le manette ero molto confuso, quando siamo saliti in macchina ho chiesto: ma davvero mi hanno lasciato libero? E avrebbe espresso il desiderio di essere a Bologna quanto prima possibile. E poi, quanto alla prigionia, ha detto: sono stato tagliato fuori da tutto, il momento terribile è stato il controllo dei passaporti, ero molto spaventato, spero che non capiti a nessuno quello che è capitato a me stesso. Insomma, un Patrick Zaki, diciamo così, sensibile, un Patrick Zaki che non nasconde, diciamo così, le difficoltà incontrate, ovviamente subite, i torti subiti in Egitto, e comunque un Patrick Zaki che è speranzoso per quanto riguarda il suo futuro e che non nasconde la voglia di tornare proprio in Egitto, la sua amata città. In primis vi ringrazio per la visione, in secondis per l'ascolto di questo video di oggi. Iscrivetevi al canale Narratore Italiano. Sia chiaro, questo video non vuole ledere la privacy di Patrick Zaki né di altre persone, ma solo informare eventuali esseri umani. Un salutone caro a voi, iscrivetevi, commentate. Ciao da Leandro, Narratore Italiano.